Vediamo prima se c'è qualcuno che si accorga. Allora, vi saluto gli amici di Instagram e poi faccio un saluto speciale ai nostri amici di Facebook. Ciao a tutti e benvenuti alla nostra diretta. Adesso giro la telecamera. Un saluto speciale, come ho già detto, anche agli nostri amici di Instagram e andiamo subito nella diretta di oggi. Diciamo che è una ricetta che abbiamo trovato da un sito che ci piaceva tanto e l'abbiamo voluta riproporre con voi in modalità manuale. Allora, vi dico subito gli ingredienti che abbiamo bisogno per eseguire questa bella ricetta: carote, arance, zucchero, farina, uova e olio di semi. Poi abbiamo bisogno di lievito e di bicarbonato. Allora, la prima cosa che facciamo subito è andiamo a pelare le nostre carote, 200 grammi. Allora, prendiamo un pezzetto di carta per così che facciamo un pochino di pulizie intorno a noi e andiamo a pelare le nostre carote. Quindi 200 grammi di carote. Perché di questa ricetta? Perché vorrei farvi fare delle merende speciali per i vostri figli, ma soprattutto utilizzando cose di stagione. In questo momento le arance ci daranno l'opportunità di poter dare una vitamina allo stato, diciamo, puro, non dover ricorrere per forza a delle vitamine di compera e quindi andiamo a darci un bel carico di vitamina C per quanto riguarda le arance, perché andremo poi anche ad utilizzare quello che è la nostra buccetta, e la buccia praticamente ci dà l'opportunità di prendere proprio l'olio essenziale. Adesso mettiamo giù le nostre carotine, come ho detto, 200 grammi, bilancia e andiamo giù. Ho fatto un po' più tardi, ho avuto un piccolo imprevisto, però l'appuntamento lo manteniamo lo stesso e quindi sono comunque entrata per voi e soprattutto per tutte le persone che magari ad oggi hanno avuto la possibilità di che si sono presi, insomma, mezz'ora e tre quarti di tempo per seguirmi in diretta, ma vi ricordo che tanto potete vedere tranquillamente poi attraverso il canale YouTube tutto ciò che stiamo facendo adesso insieme. Se non vi siete ancora iscritti, ve lo dico ogni volta che ci vediamo, iscrivetevi al canale YouTube che si chiama sempre Bimbi Come Fare. Quindi ripetiamo: 200 grammi di carote, poi andiamo a mettere dentro una bella buccetta, anche se sono, ecco, un pochino meno, non è importante. Poi mettiamo giù una bella arancia, che ovviamente io ho lavato ed asciugato. Prendiamo sia la scorza, perché come vi ho appena detto andiamo a utilizzare le nostre vitamine, prendiamo allo stato puro, quindi da qua io prendo proprio l'olio essenziale della vitamina. Poi andiamo a mettere giù anche il nostro zucchero. Non è molto dietetica questa base perché prevede 200 grammi di zucchero. Poi magari voi, se volete, potete anche un pochino diminuire la dose se volete. Quindi togliamo questo che non ci serve. E andiamo a mettere giù, come vi ho appena detto, 200 grammi di zucchero. Adesso dobbiamo portare alla massima velocità il bimby per creare una nostra base di questo dolce. Quindi chiudiamo e andiamo a spolverizzare il tutto per circa 15 secondi a velocità gradualmente a 10.
Adesso abbiamo praticamente terminato questo passaggio e vi faccio vedere quello che abbiamo praticamente ottenuto. Vedete, guardate che bello, abbiamo ottenuto una purea, ovviamente per dare la base a questo dolce, così che i nostri figli poi la mangeranno senza troppi problemi, quindi non pezzetti, eh? Quindi abbiamo praticamente spolverizzato il tutto. Adesso andiamo a recuperare rimurtando sul fondo con la spatola. No, guardate, scusate, ve lo voglio far vedere. Guardate che colori meravigliosi. Poi recuperiamo anche questo che c'è sul tappo, perché non buttiamo via niente noi, eh? Ok. Si va avanti e andiamo ad inserire adesso 120 grammi di olio di semi, però recuperiamo non mettendo il burro, eh? Quindi mettiamo 120 grammi di olio, andiamo a recuperare anche l'arancio, quindi il succo d'arancio che abbiamo privatizzato della sua pellicina, quindi abbiamo preso prima con il pelapatate. Quindi eccolo qua, lo recuperiamo utilizzando, in questo caso vi consiglio di utilizzare un premiagrumi, ok? Quindi mettiamo questo qua, così andiamo a tagliare la nostra arancia che avevamo praticamente trattenuto, e andiamo a premerlo. Ce ne servono circa 50 grammi, ok? Perfetto, anche questo è stato fatto. Adesso andiamo a versare all'interno del nostro bimbi facendo bilancia e mettiamo giù 50 grammi di succo. Ok, poi si va ad aggiungere la farina, 250 grammi di farina, facciamo tara, tanto poi gli ingredienti ve li riporto sotto nei commenti, eh. Comunque ve li ripeto se volete: abbiamo utilizzato 200 grammi di carote, 200 grammi di zucchero, un arancio pelato perché abbiamo preso la nostra buccia, abbiamo spremuto l'arancio ricavandone 50 grammi di succo, e adesso sto mettendo 250 grammi di farina, aggiungerò poi mezza bustina di lievito per dolci e una puntina di bicarbonato, quindi lievito per dolci, se è una mezza bustina all'incirca saranno 8 grammi, quindi vado a dare 8 grammi di lievito e poi una punta di bicarbonato. Adesso poi andremo a mescolare il tutto, ecco, questa è la punta di bicarbonato, per un minuto a velocità 4. Ah, scusate, le due uova, vedete, me l'ho dimenticata un passaggio, eccole qua, due uova che controlliamo sempre prima di metterle giù, così che possiamo controllare che siano sia integre, ma soprattutto che non c'è cascata la buccetta. Una e due. Voilà. Adesso si va ad un minuto velocità 4. Quindi qui un minuto velocità 4, così mescoliamo il tutto. Ok,
Perfetto, adesso vi ricordo gli ingredienti per chi si è collegato solo in questo momento. Stiamo facendo una bella torta arance e carota utilizzando cose ovviamente stagionali e abbiamo utilizzato per fare la base di questa torta 200 g di carote pelate e abbiamo utilizzato un arancio preferibilmente biologico, abbiamo preso la buccia e poi ricavato 50 g di succo dal nostro arancio, 2 uova intere, 250 g di farina, mezza bustina di lievito per dolci e una punta di bicarbonato per la base di questo dolce e 120 g di olio. Facciamo clic su avanti o se eravamo in modalità guidata, ma non siamo in modalità guidata, quindi tacciamo la manopola per silenziarlo. Adesso andiamo a vedere quello che abbiamo ottenuto dalla nostra base. Guardate che bello, un bel composto per essere la base, una bella base per il nostro dolce che adesso andiamo a versare in una tortiera chiamata con stampo furbo che molti di voi già avete. Adesso si prende lo stampo, poi andiamo a prendere una foglia di carta da forno bagnato e strizzato se volete, altrimenti c'è la possibilità di andare sempre sul mio canale YouTube e prendere la ricetta dello staccateglie, che è anche una cosa molto interessante da fare, così che vi potete aiutare poi nelle preparazioni dei vostri dolci. Io adesso vi dico la verità, l'ho finito, quindi bagnerò e strizzerò un foglio carta forno. Ecco qua. Così che vado poi a posizionarlo sulla la base di questa tortella. Lo stampo furbo perché ha questo incavo, Vado a sistemarlo qua così e faccio proprio, attenzione, vado ad aderire la parte che praticamente ha l'incavo. Faccio attenzione a fare questo passaggio, Olè, ci siamo. Adesso versiamo il tutto e andiamo ad accendere il forno a 180 gradi per circa 35 minuti. 30 minuti ventilato, forno statico 40 minuti. Che vi dico la verità, questa è una cosa che ho notato, io per i dolci adoro il forno statico perché la spinta che gli dà per quanto riguarda la cottura mi soddisfa di più di quella dello statico. Non so voi, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate delle cotture dei vostri dolci. Quindi, eccolo qua, adesso diamo una piccola pressione verso il basso dando proprio dei colpetti così che le nostre bollicine usciranno fuori e quindi non avremo poi delle bolle d'aria all'interno. Quindi si va in forno per 30-35 minuti statico oppure 40 minuti, statico 40 minuti, ventilato 30-35 minuti, 180 gradi. Vado, Voilà! E quindi andiamo a mettere in forno la nostra tortiera. Adesso arriviamo alla seconda parte della nostra bella ricetta, perché dobbiamo creare una crema un po' particolare. Quindi prendo un boccale pulito innanzitutto, perché la nostra crema nella fattispecie non ha né uova e né latte. Che cos'ha questa crema? Praticamente ha una base sempre di arance, eccole qua, quindi, e abbiamo bisogno solo di zucchero, farina, due arance ed il gioco è fatto. Adesso, per creare un po' di colore alla nostra cremina, utilizzeremo sia l'interno che la buccia. Quindi prendo un'altra arancia, eccolo qua, vado a privatizzare della loro buccia, mi raccomando sempre lavate, e andiamo a metterla all'interno del nostro boccale. Possibilmente quando fate queste preparazioni proprio per spolverizzare dovete controllare che il boccale sia perfettamente asciutto, altrimenti poi rischiamo che la nostra preparazione non abbia poi il risultato che invece potevamo ottenere, ok? Quindi una piccola attenzione, questa me la tengo un pochino per la guarnizione che mi servirà
dopo. Vediamo se ci riesco. Forse sì. Ok, me la tengo qua. Adesso metto all'interno del boccale, come vi ho appena detto, lavato ed asciugato, e la metto qua. Poi vado a mettere all'interno 100 g di zucchero, quindi per la, questi ingredienti sono per la crema, quindi la scorza del limone, 100 g di zucchero, ok, perfetto, e andiamo a mettere 2 cucchiai di farina. Li possiamo anche pesare, quindi in realtà 1 e 2, quindi in totale abbiamo messo 35 grammi di farina, se proprio vogliamo essere precisi, va bene? Adesso spolverizziamo il tutto e andiamo a velocità 10 per 10 secondi circa. Intanto silenziamo il bimbi tacciando la manopola e vediamo se quello che abbiamo, quello che volevamo ottenere, sia nel, diciamo così, tra le nostre, se siamo soddisfatti del prodotto, ecco, volevo dire questo. Allora io direi proprio di girarlo ancora un pochino, perché vedo un pochino di buccetta che è rimasta non troppo, non proprio spolverizzata del tutto, quindi rivado a ripetere l'operazione per qualche secondo, sempre a velocità 10. Ok, adesso dobbiamo fare un'operazione un po' delicata, va bene? Allora, vediamo. Innanzitutto adesso siamo soddisfatte, eccolo qua, perfetto. Poi dobbiamo adesso prima nuovamente andare a tirare fuori il succo di queste 2 arance che avevamo tenuto da parte, che avevamo tolto la buccia, vi ricordate? L'abbiamo appena fatto, quindi adesso prendiamo ancora queste 2 arance e andiamo a prendere il succo. Oh, oh, là, ecco, non era così bene. Ancora un altro. C'è un odore proprio meraviglioso, eh? Questa è l'unica cosa che non riesco a farvi sentire. Arriviamo a questo passaggio. Mi metto questo qua, tolgo questo che non ci serve più adesso. Che cos'è che dobbiamo fare? Noi dobbiamo creare una crema. Vi ricordo che qui sotto abbiamo la farina e lo zucchero e soprattutto la buccia del nostro arancio che abbiamo tritato. Adesso andiamo a chiudere il boccale, versandolo praticamente a filo dal nostro foro, impostiamo una sorta di tempo che sono circa 4 minuti, ok? Vediamo se bastano, eh? Dopodiché noi adesso dobbiamo dare una temperatura che potrebbe essere circa 80 gradi, come quando si cuoce la crema, va bene? E andiamo a velocità, io darei una velocità 3, 2, 3, ok? Che si fa adesso? Andiamo a versare attraverso il foro l'arancia.
il succo d'arancia, perché poi dobbiamo aspettare che si sciolga e che arrivi alla temperatura. Dovete fare attenzione che non vengono i grumi. Arriviamo un pochino a temperatura, siamo a 37 gradi, lo posso anche versare da qua, perché vi ricordo che il nostro coperchio è fatto apposta per prendere i liquidi quando siamo in movimento. Siamo a 55 gradi adesso, eh? Perfetto, aspettiamo un pochino, vediamo, perché la dobbiamo anche far addensare questa crema, perché andrà poi messa sopra la nostra base della torta che stiamo cuocendo. Vi ricordo che abbiamo una torta in forno a 180 gradi. Nel frattempo qui stiamo cuocendo e andiamo a vedere la nostra torta, che io ovviamente ne ho già cotta una, quindi questa è la base che usciva dal nostro forno dopo circa 30-40 minuti, ok? Quindi questa è la base della torta, quindi nello stampo furbo noi adesso andremo a versare la nostra crema ad arancio e all'interno di questo, sopra questa nostra base, ovviamente verrà poi trattenuta da questo bordo che viene proprio chiamato furbo. Ora ho lasciato un pezzettino di scorza perché se ci riesco volevo creare una sorta di, chiamiamolo fiorellino, insomma, anche per creare quello che potrebbe essere un po' l'idea di quello che stiamo servendo in tavola. Quindi potrete anche un po' giocare con le decorazioni oppure creare dei piccoli ciuffetti che possono essere anche così. Proprio aspettate, forse questo era più carino, l'avevo già provato prima, anche fare così magari, mettendo una bella foglia, poi ovviamente adesso poi lo metteremo sopra la crema, una foglia verde che dia insomma proprio l'idea che stiamo trattando arance, quindi non coloranti e soprattutto non cose che non sono... Io sono sempre per le cose che abbiano meno coloranti e conservanti possibili, quindi le nostre preparazioni che diamo ai nostri figli non sono merendine, ma anzi possiamo fare delle belle merende con dei prodotti sani. Quindi abbiamo utilizzato in questo momento carote, arancia e zucchero, non abbiamo utilizzato coloranti, e questa è una cosa che va detta assolutamente. Vi ripeto gli ingredienti così che se vogliate prendere appunti, ma tanto dopo vi li dirò, vi li scrivo sotto. Nella base abbiamo utilizzato 200 g di carote, 200 g di zucchero e 250 g di farina, 2 uova e 120 g di olio, mezza bustina di lievito, un pizzico di bicarbonato e un'arancia presa sia la scorza, e gli abbiamo ricavato 50 g di succo. Per la crema che stiamo cuocendo abbiamo utilizzato 100 g di zucchero, 2 cucchiai di farina pari a 35 g, 2 arance compresa la scorza e abbiamo anche preso il succo, ok? Adesso l'abbiamo cotto, vediamo se siamo soddisfatti dei 3 minuti che abbiamo dato di cottura, altrimenti possiamo aggiungere un altro pochino. Ok, anche qui in questo momento è suonato, vediamo se la crema... Sì, ci piace, guardate. Adesso la vado a versare. Mamma mia, che profumo! Ve lo voglio dire, c'è un odore meraviglioso. Ecco qua. Sembra quasi una coulisse che abbiamo messo su questa torta. Adesso poi andiamo magari a sistemare qua nei piccoli punti dove è rimasta poco coperta e direi che anche questa è fatta, eseguita perfettamente grazie al nostro Bimby.
Ok, quindi adesso che vado a fare? Vado semplicemente, come vi ho detto prima, a mettere una scorzetta d'arancia per dare l'idea di quello che mangeremo. E anche per oggi io sono rimasta con voi molto volentieri a casa. Grazie per i like che mi lascerete. E mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube. Vi aspetto alla nostra prossima diretta, che molto probabilmente, ma vi avviserò, ma sicuramente ci vedremo sempre venerdì alle 6. Anche per oggi vi saluto, io resto a casa con Bimbi. È tutto, ciao da Teresa e da Bimbi Come Fare, e ciao e alla prossima diretta. Ciao a tutti.